Tutti noi viviamo negli anni 90. Ma se capovolgiamo un 9 abbiamo un 6. Quindi perché non proviamo a capovolgere gli anni 90 e riscoprire lo spirito degli anni 60? Vi va? Ma cosa capovolgi che sei già un ribaltato tu? Scusate, posso avere la vostra attenzione? Ah, sì. D'accordo. Questa settimana impareremo cos'era lo spirito di quegli anni, cominciando con il donare agli altri. Viva! Andremo tutti di porta in porta a raccogliere denaro per un fondo a favore dei bambini del terzo mondo. Non esiste. Ovviamente io non posso obbligarvi a partecipare per via del delicato equilibrio esistente nella nostra Costituzione tra libertà individuali e bene comune. E nemmeno lo vorrei, perché credo fortemente nella libertà individuale. Quindi tutti quelli che non sono interessati possono partecipare al nostro lavoro sugli anni 60 con una relazione sul libro Uso e abuso degli acidi. Viva! Abuso! 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 Va bene, orale o scritta? Sì! Pratica! Figo, figo! Prima, ovviamente, dovrete leggere il libro. Sì? Ce l'ha un dollaro? Facciamo una colletta per i poveri. Ottimo, io ho appena perso il lavoro. Che cacchio avete? Che cosa vi prende? Questa è una colletta per i poveri. Sì. Per comprargli un pasto caldo. Pasto caldo? Ecco, serve altro stronzi. Che schifo questi anni 60. Dai, che c'è una gnocca qui. Uè, c'è qualcuno? Stiamo facendo una colletta. Oh, è per i poveri, non per noi. Venite avanti, ragazzi. Vi stavo aspettando. E adesso accendete la luce. Voglio sentirvelo ripetere. Chi è la vostra padrona? Sei tu, tu, Cora! Bravi, e di chi avete paura? Solo di te, Cora! Sì! Sì, quel libro di Madonna valeva i soldi che ho speso.